La successiva domanda è di Elisabetta, leggo testualmente. Come mai è stato utilizzato un adenovirus per il vaccino quando è noto che può provocare forti risposte infiammatorie? La risposta è molto semplice. L'adenovirus che viene utilizzato è innanzitutto un adenovirus utilizzato come vettore virale che non possiede competenza replicativa, cioè non si può replicare, quindi è inverosimile che possa determinare in un soggetto un processo di natura infiammatoria e quindi nello specifico una reazione da parte del sistema immunitario di una certa rilevanza. I vaccini che presentano vettore virale, quindi quello della Oxford-AstraZeneca, così come quello della Johnson & Johnson, hanno un adenovirus che risulta essere specificamente mutato, per cui questo rischio non è presente. Tuttavia rappresentano degli ottimi carrier, degli ottimi vettori di materiale genetico e riescono ad espletare molto bene il loro compito per il materiale genetico di SARS-CoV-2. La successiva domanda, se dobbiamo continuare a proteggerci, perché fare il vaccino? Anche questa domanda ha una risposta in quanto dicevo all'inizio del nostro incontro, ovvero nei risultati delle sperimentazioni. Le sperimentazioni sono stati orientati a dimostrare l'efficacia clinica del vaccino, ovvero la capacità del vaccino di prevenire l'occorrenza della malattia. Non abbiamo ancora dei dati certi, dei dati solidi di tipo scientifico, si stanno conducendo delle valutazioni in merito per poter comprendere qual è l'efficacia del vaccino nel inibire la replicazione del virus e quindi la contagiosità del virus. Quindi, sin quando non avremo queste informazioni scientifiche così rilevanti, sarà importante continuare a rispettare quelle misure di prevenzione e controllo che sino adesso abbiamo adottato. Lo ricordo, l'uso della mascherina chirurgica, la ventilazione degli ambienti, il lavaggio delle mani e la distanza interpersonale. La successiva domanda, mi viene chiesto se le persone affette da gammopatia monoclonale possono sottoporsi al vaccino. La risposta è positiva e affermativa. Soggetti che presentano questa malattia ematologica, ma anche altre malattie ematologiche, ad esempio il mieloma multiplo, possono eseguire la vaccinazione. In modo particolare è indicata la vaccinazione con i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Rappresentano in questo momento, in questa fase storica, gli unici due vaccini che possono essere somministrati a questa categoria dei pazienti. La successiva domanda è di Pietro che chiede una domanda posta sulle procedure tempistiche particolari per i donatori di sangue plasma. Ci sono precauzioni e limitazioni per i donatori vaccinati. In questo momento le indicazioni per un soggetto vaccinato parlano di un tempo di attesa che comunque è di circa 48 ore per i soggetti che non hanno sviluppato alcun genere di sintomo successivamente alla somministrazione del vaccino, mentre si parla di un arco temporale di una settimana, di 7 giorni dalla scomparsa dei sintomi nei soggetti che hanno sviluppato dei sintomi dopo la somministrazione del vaccino, nel momento in cui il soggetto che è stato vaccinato al momento della donazione di sangue non sa fornire indicazioni tecniche sul tipo di vaccino che gli è stato somministrato, allora in questo caso il tempo di attesa prima della donazione di sangue è di circa 4 settimane. La successiva domanda di Selene che chiede se si teme una correlazione con eventi tromboembolici invece di sospendere la vaccinazione come con AstraZeneca, sarebbe possibile accompagnare una profilassi con anticoagulanti a basso dosaggio in via preventiva? Non è una domanda stupida, assolutamente. Selene, è una domanda molto importante alla quale avevo dato in parte risposta precedentemente. Sarà fondamentale innanzitutto comprendere il quadro clinico dei 30 casi che sono stati identificati. Peraltro, tenete conto che gli eventi tromboembolici sono stati anche identificati con il vaccino della Pfizer, quindi non rappresentano
una peculiarità del vaccino Oxford AstraZeneca. In questo momento si è in attesa di valutare i singoli casi clinici, valutare se esistono degli specifici fattori di rischio. Quindi allo stato attuale non c'è nessuna indicazione ad eseguire alcun intervento diagnostico, terapeutico o preventivo. La successiva domanda è posta da Gianna. Gianna chiede se un soggetto è sottoposto a un intervento chirurgico con anestesia locale, dopo quanto tempo può ricevere il vaccino? Vi sono delle controindicazioni. Così in termini generici posso dire che è fondamentale ovviamente che la persona si ristabilisca completamente dopo l'intervento. E quindi in termini generali è fondamentale che venga valutata da uno specialista, in modo particolare dallo specialista chirurgo che ha eseguito l'intervento, la ferita e la guarigione, in modo particolare le condizioni cliniche del soggetto dopo giorni dall'esecuzione dell'intervento è fondamentale perché questo può successivamente rappresentare una indicazione per definire la tempistica della vaccinazione. Quindi la tipologia di intervento, i tempi di guarigione sono fondamentali. Proprio per questo motivo, consiglio vivamente un consulto da parte dello specialista chirurgo che ha eseguito l'intervento. Marco, chiede, un'informazione riguardante i vaccini in generale. Chi ha il diabete o problemi alla tiroide può essere vaccinato lo stesso? La risposta è sì, Marco, perché in realtà i vaccini sono fondamentali, in modo particolare nei soggetti che presentano delle specifiche patologie che durante questa pandemia hanno dimostrato avere un effetto favorente l'occorrenza della malattia e della malattia severa, in modo particolare i soggetti diabetici per i quali è stato dimostrato un incremento del rischio di occorrenza della malattia rispetto alla popolazione generale, così come i soggetti che presentano delle cardiopatie, i soggetti che presentano delle patologie respiratorie, sono tutti soggetti a rischio, per cui è fondamentale in questi gruppi a rischio, in questi gruppi di soggetti vulnerabili, eseguire il prima possibile la vaccinazione. Anita chiede di conoscere il criterio utilizzato nella scelta della somministrazione di un vaccino piuttosto che in un altro. I criteri, Anita, sono legati principalmente ai risultati delle sperimentazioni, ovvero le sperimentazioni cliniche che sono state condotte con i diversi vaccini sono state condotte a livello di diversi gruppi di popolazione che presentavano caratteristiche diverse e sulla base di queste caratteristiche diverse poi sono derivate le indicazioni per quanto riguarda la vaccinazione. Come avete avuto tutti modo di leggere e come già detto in precedenza, in una precedente risposta, alcune indicazioni, ad esempio per il vaccino Oxford-AstraZeneca, ponevano delle limitazioni su categorie di pazienti, così come delle limitazioni per alcuni gruppi di età. Attualmente, con il modificarsi di tutta una serie di valutazioni e di studi, queste indicazioni possono andare incontro a delle modificazioni. È chiaro che su questa base lo specialista esegue le valutazioni sulla scelta del vaccino più appropriato. Quando, ad esempio, con i vaccini Pfizer-BioNTech o Moderna invece facciamo delle valutazioni di merito, in questo momento non è possibile eseguire delle comparazioni sull'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità perché le caratteristiche delle sperimentazioni risultano essere molto diverse e i gruppi di popolazione non sono confrontabili. Gli endpoint e gli outcome che sono stati utilizzati durante le sperimentazioni possono presentare delle differenze e quindi è difficile fare un testa a testa tra i diversi vaccini. Il criterio in determinate situazioni per i quali si sceglie un vaccino piuttosto che un altro è legato anche alla disponibilità in un determinato contesto regionale di un vaccino X piuttosto che un vaccino Y.
La successiva domanda, leggo testualmente, ci sono alcuni vaccini che vengono somministrati una volta e altri due, perché questa differenza? Questa è una domanda ovviamente molto, interessante, importante da un punto di vista scientifico e questo vale non solo per i vaccini Covid ma anche per altri vaccini. In questo momento, la maggioranza dei vaccini in commercio presenta la somministrazione a due dosi, questo perché si è visto che un'unica dose non è capace di, indurre, una efficacia di un certo tipo e anche alla luce della tipologia di risposta sia anticorpale che cellulare realizzatasi dopo la somministrazione della prima dose, si è deciso per alcuni vaccini di eseguire anche la seconda dose, che ha il compito di rinforzare la risposta data con la prima dose al fine di favorire una efficacia clinica più elevata e verosimilmente si spera anche una durata più lunga dell'immunità nei confronti di un determinato tipo di variante. In modo particolare si spera che la somministrazione di due dosi possa favorire un'immunità protettiva che possa permettere all'individuo vaccinato di poter essere protetto contro le varianti virali circolanti. La successiva domanda di Alessia, dal momento che un soggetto vaccinato risulta comunque contagioso, chiede Alessia, c'è la possibilità di creare immunità di gregge grazie alla vaccinazione di buona parte della popolazione? È una bellissima domanda da un punto di vista scientifico, Alessia. In realtà il soggetto vaccinato potrebbe essere contagioso, quindi ancora questo aspetto, merita un approfondimento da un punto di vista scientifico. Non abbiamo indicazioni che un soggetto vaccinato, possa non essere contagioso, per cui sarà fondamentale chiarire questo aspetto. È chiaro che anche sulla base di questo genere di conoscenza potrebbero cambiare anche le strategie di vaccinazione, in modo particolare per l'identificazione di alcuni gruppi che magari possono risultare più contagiosi in ambito comunitario rispetto ad altri. Tuttavia il problema dell'immunità di gregge è fondamentale e sarà fondamentale appunto chiarire bene l'aspetto della contagiosità e della capacità del vaccino di proteggere contro l'infezione. In modo particolare sarà fondamentale cercare di comprendere anche la durata dell'immunità. Il discorso della herd immunity, cosiddetto dell'immunità di gregge menzionato, è un discorso importante, però già modelli che erano stati preparati da illustri gruppi di ricerca prima dell'introduzione in commercio del vaccino avevano sottolineato come per poter avere un'immunità di gregge sia fondamentale vaccinare almeno il 90% della popolazione mondiale. Tuttavia esiste un'ulteriore variabile che è quella legata alla distribuzione di varianti che eventualmente possono evadere, come già sottolineato, il sistema immunitario e quindi in un certo senso questo potrebbe cambiare la tempistica della occorrenza dell'immunità di gregge a livello di popolazione mondiale. La vaccinazione di pazienti anziani e diabetici, ancora la successiva domanda, anche questa importante, l'abbiamo detto in una risposta ad una precedente domanda, è fondamentale vaccinare il prima possibile i gruppi a rischio, ovvero i gruppi di soggetti che hanno un aumentato rischio di occorrenza della malattia e i diabetici rientrano in questa categoria. Federica chiede: prendere sistematicamente l'influenza stagionale rispetto a non prenderla mai può essere un fattore nella probabilità di essere contagiati dal virus del Covid? La risposta è un punto interrogativo. Non sappiamo se l'immunità legata al virus influenzale possa influenzare la suscettibilità, perché non conosciamo in generale i fattori responsabili di una suscettibilità all'infezione piuttosto che alla malattia.
Dobbiamo dire che dal momento che il nostro sistema immunitario possiede la capacità di rispondere specificamente nei confronti di diversi antigeni, può tornare difficile comprendere una potenziale interazione e in modo particolare una suscettibilità di un individuo all'infezione per una storia di esposizione al virus influenzale e una storia anamnestica di influenza negli anni passati. Walter pone una domanda sul plasma iperimmune come alternativa al vaccino. Sono due cose diverse, Walter, nel senso che il vaccino è un prodotto che ci può dare quella che chiamiamo prevenzione primaria, cioè è un intervento di prevenzione primaria, un intervento che ci permette di evitare l'occorrenza dell'infezione e della malattia in genere, quando parliamo di vaccini, in modo particolare ci protegge contro l'occorrenza della malattia. Parliamo di target rappresentato da soggetti sani, quindi soggetti che in teoria non hanno avuto il problema. Il plasma iperimmune che è stato utilizzato e provato in diverse situazioni non ha mostrato una specifica efficacia. Gli ultimi studi, in modo particolare le revisioni sistematiche sul plasma dei convalescenti, non hanno identificato un'efficacia clinica in questo caso sui soggetti che hanno presentato l'infezione. Quindi il target di intervento è diverso dal vaccino. Il vaccino è orientato sui soggetti sani, il plasma invece è orientato sui soggetti che presentano un'infezione. Abbiamo degli studi molto promettenti con gli anticorpi monoclonali, quindi un tipo di intervento, ma anche questo rispetto al vaccino, orientato sui soggetti che presentano una infezione e quindi orientato a guarire dall'infezione, quindi un intervento completamente diverso rispetto a quello del vaccino. Dalila pone la domanda su soggetti risultati positivi ma che non hanno sviluppato anticorpi, come si procederà con la vaccinazione? Uno o due dosi? Allora, su questa domanda nello specifico bisogna sottolineare che è importante innanzitutto comprendere se gli anticorpi ci sono. Dopodiché l'assenza di anticorpi a magari tanti mesi successivamente alla infezione può non necessariamente significare assenza di protezione, anche perché sappiamo che l'immunità nei confronti di SARS-CoV-2 è un'immunità anticorpale ma anche un'immunità cellulare. Inoltre l'infezione può attivare quelle che si chiamano cellule della memoria, per cui non possiamo magari vedere nel sangue gli anticorpi, ma sono presenti le cellule che in presenza di un challenge sono capaci immediatamente di produrre anticorpi e questo lo abbiamo visto in altre malattie infettive, in altre malattie virali, dove soggetti vaccinati che magari non presentavano un titolo rilevabile di anticorpi, poi a seguito di un challenge infettivo avevano una immediata risposta immunitaria.